La caffeina, quando assunta nel modo giusto, può migliorare la capacità di esercizio e le prestazioni sportive. Siamo abituati a pensare a questa molecola come ad uno stimolante che ci fa sentire più svegli, più attenti, ma da qui a parlare di performance ce ne passa. Eppure ci sono tantissimi studi che parlano di questa correlazione e l'obiettivo del video di oggi è capire se è vero. Qual è il meccanismo d'azione e soprattutto i dosaggi consigliati? Io sono Nicola Triglione, medico cardiologo ed esperto di prevenzione e performance, un binomio molto molto importante che ricerco in tutti i contenuti perché è alla base del sentirsi bene oggi e del prevenire le malattie di domani. Se ti interessano questi argomenti, iscriviti al canale per non perderti tutti gli aggiornamenti. Ebbene sì, chi l'avrebbe mai detto? La caffeina si sta affermando sempre più nel mondo dello sport. Infatti, sempre più persone assumono bevande energetiche o altre bevande a base di caffeina con la speranza che possa migliorare la resistenza, la capacità di sollevare i pesi e in generale anche le prestazioni specifiche di un determinato sport. Ma iniziamo dalla domanda principale. La caffeina può migliorare la capacità di esercizio? Ci sono innumerevoli studi che hanno risposto a questa domanda, te ne linko un po' in descrizione, ma ti anticipo che la risposta è sì. Inoltre, la cosa interessante è che sembra davvero che gli effetti possano essere applicati ad una vasta gamma di esercizi e obiettivi. Ad esempio, è stato ampiamente dimostrato che il consumo di questa molecola possa migliorare la resistenza in quelle attività con una durata superiore ai 90 minuti. Ma ci sono anche altre pubblicazioni che parlano di un miglioramento delle prestazioni quando la durata è compresa tra 20 e 60 minuti. Ancora, una serie non piccola di lavori parla anche di effetti misurabili su quelle forme di interval training ad alta intensità dalla durata di 1-5 minuti. Insomma, è chiaro, la caffeina può migliorare la resistenza e in generale la capacità di esercizio quando parliamo di allenamento cardiovascolare, quindi quelle attività per cui la frequenza cardiaca sale ed è elevata durante tutta l'esecuzione dell'esercizio. Ma per chi si allena in palestra, la caffeina può essere anche un valido alleato? Questa sostanza non lascia scontento proprio nessuno perché si è visto che può essere molto utile anche in quelle persone che la utilizzano durante un allenamento con i pesi. Nella fattispecie, gli effetti che sono stati misurati e che sono misurabili non solo appunto in un contesto laboratoristico o di studio scientifico, sono il tempo di reazione e la velocità di movimento durante un allenamento con i pesi. Tutti questi effetti sono indiscutibili e diverse meta-analisi ne parlano. Una delle più importanti che cito e che vi linkerò anche in descrizione è del 2020. Vediamo cosa dice. Allora, la caffeina migliora la resistenza aerobica, la forza muscolare, la resistenza muscolare, la potenza anaerobica, l'altezza del salto, la velocità e le prestazioni dell'esercizio ad alta intensità. Insomma, la caffeina non fa discriminazioni. E tu invece hai mai assunto una bevanda energetica a base di caffeina o integratori specifici prima di un allenamento? Fammi sapere nei commenti se sì e che effetti hai notato. Ora passiamo alla domanda che tutti, sono certo, si stanno facendo. Ma come fa la caffeina ad avere tutti questi effetti sulla capacità di esercizio e sulle prestazioni? Bene, ci sono due tipi di meccanismi, uno che agisce sul sistema nervoso e uno sul tessuto muscolare. Iniziamo col sistema nervoso. Ogni neurone, quindi ogni cellula del sistema nervoso, ha la capacità di legare una serie di sostanze grazie alla presenza di specifici recettori. Ci sono recettori per tantissime molecole, tra cui caffeina e adenosina. La caffeina è capace di legarsi e bloccare quasi al 100% gli stessi recettori in cui si dovrebbe legare l'adenosina, quindi si parla di antagonismo competitivo. Che cos'è l'adenosina? Un neurotrasmettitore inibitorio che a partire dal risveglio, piano piano, fino a sera, tende ad accumularsi e chiaramente ad aumentare di concentrazione e che ci fa sentire un pochino più stanchi, chiaramente facilitando anche l'addormentamento serale. Quando la caffeina blocca i recettori dell'adenosina,
noi ci sentiamo meno stanchi, più attivi e più vigili, e questo chiaramente si riflette anche sulla prestazione sportiva. La prima modalità spiegata parla appunto di come la caffeina possa migliorare la concentrazione e il tempo di reazione. Ma la caffeina non fa solo questo grazie al suo meccanismo in termini di attività sul sistema nervoso. Infatti, un'altra cosa molto molto importante è la soppressione della percezione dello sforzo e del dolore. Questo in poche parole significa che quando stai facendo un'attività ad alta intensità o comunque un'attività abbastanza stancante, sentirai un po' meno fatica. Vediamo invece adesso come la caffeina agisce sul tessuto muscolare. La maggior parte degli studi parlano di un'influenza di questo principio attivo sulla disponibilità di calcio a livello intramuscolare. Questo dato è significativo perché il calcio, cosa fa a livello muscolare? Influenza la contrazione. Per immaginare il funzionamento devi pensare al muscolo come ad un'orchestra che suona una sinfonia. Abbiamo la miosina e l'actina che sono i musicisti principali. La miosina è a forma di asta flessibile, invece l'actina è a forma di filo intrecciato. Quando il muscolo riceve il segnale di contrarsi, il calcio entra in scena come il direttore d'orchestra e fa sì che la miosina e l'actina si afferrino e si muovano, producendo così la contrazione muscolare. Quando invece il calcio smette di dirigere, la contrazione si ferma e il muscolo si rilassa. Cosa ha quindi a che fare la caffeina col calcio? Gli studi suggeriscono infatti la capacità della caffeina di aumentare la concentrazione di calcio nella cellula muscolare, e questo di per sé ha un effetto positivo sull'intera contrazione. Questo meccanismo spiega perché negli studi si vede un aumento della velocità di contrazione muscolare in corso di un allenamento con i pesi dopo l'assunzione di un integratore specifico a base di caffeina. La caffeina però può anche influenzare un altro tipo di muscolo, quello cardiaco, facendo sì che si contragga con maggiore forza durante ogni battito e possa quindi distribuire una capacità di sangue sempre maggiore. Chiaramente ricordate che più sangue vuol dire più ossigeno ai muscoli scheletrici di tutto il corpo. Ma quanta caffeina ci serve per ottenere tutti questi effetti? 2-3 caffettiere ogni giorno? Per avere un termine di paragone rispetto ai dati di cui vi parlerò, ricorda che una tazzina di caffè espresso preparata in casa con la moca contiene mediamente 120 mg di caffeina. Bene, nei primi anni in cui si studiava l'effetto della caffeina sulla performance, si credeva che tutti questi effetti fossero disponibili solo a partire da un dosaggio pari a 5-6 mg di caffeina per chilo di peso corporeo, che è tantissimo. Facendo l'esempio di un uomo di 84 kg, ci ritroviamo a dover consumare più di 500 mg di caffeina per ottenere questi effetti, ignorando però che da una parte c'è la performance, dall'altra però l'aumento della concentrazione di caffeina nel sangue può portare ad un'aumentata probabilità di anomalie del battito cardiaco, ipertensione arteriosa, sonno frammentato o comunque di una qualità più bassa, agitazione del sistema nervoso e anche di quello intestinale. Fortunatamente le ricerche più recenti, e quindi anche la meta-analisi del 2020, ci parlano di una quantità più bassa necessaria per ottenere gli effetti che abbiamo già elencato, e questa quantità si aggira intorno ai 2-3 mg per chilo di peso corporeo. Ma bisogna ricordare una cosa molto importante. Le persone che ottengono più effetti positivi, ma anche più effetti negativi, quindi le persone che in generale ottengono più effetti dal consumo della caffeina, sono quelle che non consumano abitualmente questo principio attivo bevendo caffè o altre bevande energetiche. Perché, come per tantissime sostanze nell'ambito della farmacologia, il consumo regolare di una certa molecola produce una tolleranza, un effetto chimico chiamata tolleranza farmacologica, per cui per ottenere lo stesso effetto abbiamo bisogno di consumare un dosaggio maggiore. Alla luce di questo effetto di tolleranza farmacologica, che probabilmente anche tu avrai, è necessario considerare un target un pochino più alto dei 2-3 mg, e per questo motivo ti consiglio, se consumi regolarmente caffè, di tener conto di 3-4 mg pro chilo di peso per ottenere i cosiddetti effetti ergogenici, che sono gli effetti
basati sul miglioramento delle prestazioni sportive. I livelli di cui stiamo parlando, comunque, oltre ad essere efficaci, sono molto studiati e quindi abbastanza sicuri. Ci sono comunque, come sempre, le solite controindicazioni. Per cui, prima di scegliere un integratore specifico o aumentare di molto il consumo di bevande energetiche stimolanti, parlane con il tuo medico, chiedi consiglio a lui per capire se può far per te questo tipo di protocollo. Altra cosa importante, valuta sempre il momento della giornata in cui assumi questa dose extra di caffeina, perché se migliora la prestazione sportiva ma peggiora la performance notturna, intesa in termini di riposo notturno, non abbiamo risolto nulla. Tornando a fare i conti, lo stesso uomo di 84 kg dovrebbe assumere tra 167 e 336 mg di caffeina. Il consiglio è sempre quello di cominciare dal target più basso, quindi in questo caso 167 mg, per vedere i feedback e man mano appunto salire di dosaggio, sempre restando nella finestra terapeutica consigliata, per capire qual è la differenza. Comunque c'è da considerare che la maggior parte degli integratori chiamati pre-workout, quindi da assumere prima dell'allenamento per migliorare le prestazioni, contiene mediamente 200 mg di caffeina. Chiaramente è possibile anche consumare caffeina con altre bevande, ad esempio aumentando il consumo di caffè, ma in questi casi è molto molto più difficile stabilire in maniera standard e costante qual è il dosaggio assunto. In generale ricordate di fare attenzione ad assumere un integratore a base di caffeina se già comunque nella vostra routine avete una serie di altre bevande energetiche stimolanti, bevete caffè. Quindi i conti li dovete fare sulla caffeina assunta in tutte le forme, non solo sotto forma di integratori. Ma qual è il momento migliore per assumere la caffeina se l'obiettivo è relativo al miglioramento delle prestazioni sportive? Si consiglia l'assunzione di questo principio attivo 30-60 minuti prima dell'inizio dell'esercizio, perché addirittura, visto l'assorbimento molto molto veloce, il 99% della caffeina ingerita si ritrova in circolo già dopo 45 minuti. Bene, per oggi è tutto. Sono curioso di conoscere la vostra esperienza, soprattutto se già utilizzate i superpoteri della caffeina per migliorare la vostra capacità di esercizio.